a Michel Hunziker. Quel sacerdote non ha fatto altro probabilmente che mettere in pratica le parole di Sant'Agostino. Chi canta, prega due volte. Don Giuliano Gallone, ce lo siamo rubato! Don Giuliano, no. Certo, io non sono la Hunziker, ma ti devi accontentare. Assolutamente. Don Giuliano, tra l'altro, è un parroco siciliano di San Giovanni Evangelista e San Marziano, che a un certo punto, insomma, intanto diciamo che non si è mai improvvisato cantante perché c'è una scuola dietro. Me la voglio godere, ci andiamo pian pianino. Innanzitutto mi incuriosisce questa vocazione. Don Giuliano. Sì, io... Artista o prete? Ma mettiamoci d'accordo. Ma artista è una parola grossa. Parola grossa, sì. Vabbè, ma questa è l'unità e quindi è sei un buon prete, dai. In realtà anche prete è una parola grossa, Meraviglioso. Il percorso per diventarlo chiaramente è stato molto più impegnativo, è molto più introspettivo rispetto a quello del canto. Sono entrato in seminario dopo la maturità, immediatamente dopo. Chiaramente il seminario è un'esperienza arricchente che ti fa crescere, arrivi in seminario, Don Giuliano? Questa illuminazione, questa voce che pian pianino ti scava dentro o che? Allora, io ho avuto un grande testimone, un grande esempio di sacerdote che è stato il mio parroco, l'allora rettore del santuario, padre Michele Gian Siracusa, e con lui sono cresciuto praticamente a partire dall'adolescenza, posso dire, lo incontrai nel lontano 98, se non ricordo male, e lì, a partire prima dal coro, entrai nel coro del santuario a 8 anni, pueri cantores, e quello posso dire forse fu, a parte la catechesi di iniziazione cristiana, fu la mia prima esperienza ecclesiale, no? E poi il gruppo Agesci e ancora il gruppo ministranti proposto dal mio parroco, e quel contatto un po' con l'altare, quella vicinanza, no? Con la celebrazione dell'Eucaristia è stato quel qualcosa che pian piano mi ha fatto innamorare, no? Voi raccontate queste cose veramente con gli occhi innamorati. È una cosa che a volte vorrei che il nostro pubblico stesse qui dentro per avere le stesse emozioni che arrivano da chissà quest'altra parte, che poi sono quelle emozioni che almeno a me personalmente stanno cambiando la vita. Ed è la tua, una famiglia di credenti ovviamente, che a un certo punto ha detto vabbè, va, vedi che cosa devi fare, però questa cosa che già cantavi, andando a scuola, perché è vero, tu sei andato a scuola di canto, lo hai fatto convintamente, lo hai fatto anche quando sei diventato sacerdote, fino a quando a un certo punto, diciamoci la verità, Don Giuliano, ho detto ora basta, devo concentrarmi un po' di più. Ed è quel giorno benedetto, posso dirlo, perché l'hai raccontato tu, in cui ti arriva una certa telefonata. Come sei arrivato tu a Canale 5, in questa trasmissione? Fammi capire. Sì, allora fu, come dissi lì a Canale 5, fu un'esperienza un po' particolare, davvero sembrava un segno divino quasi, no? Perché proprio quella mattina avevo chiamato la mia insegnante di canto, Silvana, e le dissi, siccome avevo appena iniziato a insegnare qualche ora a scuola, la cappellania della Polizia di Stato, quindi l'assistenza spirituale che il Vescovo aveva appena affidato, la parrocchia, io sono anche psicologo, quindi comunque anche lo studio, insomma tante cose insieme, ho detto forse è il momento un attimo, le passioni personali le mettiamo da parte. Proprio quella mattina l'avevo chiamato dicendo guarda, per un po' ci fermiamo. Il pomeriggio alle 2, mi ricordo i miei erano fuori a un ritiro spirituale, tra l'altro, del rinnovamento. Ero appena tornato a casa, avevo fatto uscire il cane di mio papà, mi arriva una telefonata, tipico orario da call center, promozioni telefoniche. Con 06. Non mi serve niente. Siamo pronto, Don Giuliano, siamo la redazione di All Together Now. Sono seduto un attimo e ho detto, ma state scherzando? Pensavo fosse uno scherzo, veramente. Anche perché tutto è iniziato con un video inviato insieme alla mia insegnante di canto, così, per gioco, per scherzo, 2 anni prima in realtà. Addirittura? Sì, per la prima edizione, poi era passato e l'avevo completamente dimenticato. Allora mi propongono di presentarmi a Catania per un casting. In realtà io non potevo quel giorno e loro sono stati molto disponibili ad accogliermi in realtà un venerdì che ero qui a Roma per la scuola di psicoterapia che attualmente frequento. Insomma, sono coincise una serie di cose che mi hanno poi portato a incontrare Roberto Cenci al secondo incontro, davvero in gamba. E si arriva veramente a questa immagine che voi vedete. Allora, io intanto mi
ti chiamano Don Giuliano, quindi tu non è che ti hai ripresentato al provino questo video in abiti borghesi, tra virgolette, della serie. Io sono prete, certo. Canto anche, ma la prima cosa che deve arrivare è che io questo abito non lo smetto, io me l'ho detto anche ieri, parliamo di abito esteriore, ma di quello che io rappresento, di quello che questo cuore mi dice, che è un messaggio così potente che devo dire anche ai tuoi genitori, chissà, ogni genitore sogna qualcosa per i propri figli, quando sanno della tua intenzione di iniziare a frequentare il seminario, come dire, ti lasciano fare. Noi ti facciamo una sorpresa, lo facciamo con la nostra Antonella Ventre, perché siamo andati a stuzzicare mamma e papà. Vogliamo vedere chi viene fuori. Vediamo che viene fuori. Mettete là, non ti mettere a piangere, perché io ho la lacrima più facile della tua. E quindi non voglio piangere. Andiamo. La passione per il canto l'ha avuta sempre lui. L'ha avuta sempre. Da piccolino si cimentava sempre a cantare. Non lo so. Forse l'ha preso anche dal padre, che piace anche a me la musica e il canto. Faceva sempre scherzi alla sorella, al fratello più grande, che lo coccolavano in verità. Però era sempre un sornione, insomma, un birbantello. Vedere un figlio che dice messa è una cosa... Non è possibile descriverlo, perché è un'emozione talmente grande. Noi l'abbiamo accolto come un dono. Un dono magari immeritato, però è un dono grande di grazia divina. La prima volta che è uscito da casa con Atalare, ancora da seminarista, mi è sembrato altissimo, completamente un altro ragazzo. Se n'è uscito da casa tranquillo, come se l'avesse portata sempre. Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno particolarissimo. Intanto vi devo dire che è una cosa straordinaria che si vive, perché io ho sposato una figliola femmina, un figlio maschio, e sapevo, insomma, quello che si vive in quei momenti. Però l'ordinazione sacerdotale, credetemi, è tutt'altra cosa. Cioè, tutta una... Io mi sentivo dentro, in quel momento ero felice, mi veniva da piangere, mi sentivo morire, insomma un po' tante, tutto un travaglio. Ma ricordo un'emozione grandissima, un batticuore enorme, vederlo e poi gli occhi suoi, gli occhi di mio figlio, vederli così raggianti, così... andare incontro a quell'avvenimento, a quel momento così particolare, così decisivo nella sua vita, affrontarlo con gioia. E come dar torto a papà Francesco e mamma Carmela, è quello che noi vediamo in questo momento, Don Giuliano. 12 anni dopo quasi la tua ordinazione, tu sei quel prete che sognavi di essere, Don Giuliano, dimmi la verità. Allora, io mi sento sempre inadeguato, sempre impreparato, devo essere sincero. Quello è quello che ci costringe a essere migliori. Quel prete che sognavo di essere, spero che lo vedano un po' gli altri, non mi sento di dirlo io. Io provo a farlo nel migliore dei modi, ci provo, però c'è la mia umanità, c'è la mia fragilità, c'è il mio limite, insomma. Ma insomma, questo sogno ancora ti illumina gli occhi, quindi vuol dire che, sì, che sei assolutamente su quella strada. Senti, Don Giuliano, dimmi la verità. Un prete dentro uno studio televisivo dove c'è competizione, All Together Now è una gara, tutti gli effetti, dove c'è anche, voglio dire, come dire, è un clima anche abbastanza acceso. Come si trova? Come un pesce fuor d'acqua? Assolutamente sì. Assolutamente. Mi aspettavo che dicessi ma no, 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 ma cosa vuoi che sia? Assolutamente sì. La cosa che mi porto dietro, e penso mi porterò per davvero tanto, tanto, tanto tempo, ed è magari difficile pensarlo, che ha sorpreso anche me, quasi commosso, è la ricchezza dell'esperienza umana, no? Tutto il dietro con le quinte. Tante persone che mi hanno detto che bella questa chiesa vicina, no? Questa chiesa accanto, persone che mi hanno raccontato anche la loro esperienza di chiesa, vedi, o di lontananza. Vedi, no? Come dire che c'è sempre bisogno di quella porta aperta. Ti ha sorpreso trovare
tanta anche domanda di Dio, paradossalmente, anche in chi non crede, Don Giuliano? Mi ha sorpreso piacevolmente, ovviamente, perché c'è questa sete di senso, di significato, dove alla fine Dio è l'ultima risposta, è l'unico che può dare pienezza a tutto questo. Senti, ma hai avuto più paura di cantare, di la verità, o la prima volta che hai detto messa? La prima volta che ho detto messa. Di la verità. Assolutamente. Quella è una roba che non si può descrivere, lo posso solo immaginare. Io prevengo le domande di tanti che fanno, ma a noi è piaciuto, tra l'altro, insomma, sei stato veramente meritevole di grande attenzione da parte anche della giuria, All Together Now. E mi diciamo, ma questo cosa canterà, cosa non canterà? Canta rigorosamente dal vivo il nostro Don Giuliano Gallone, una delle canzoni, permettetemi, più belle al mondo, anche perché potete leggerla come volete, c'è un amore umano di cui prendersi cura, ma c'è anche una cura che viene dal cielo, che volenti o nolenti, consapevoli o no, è un amore così travolgente che è quello che ha Dio per noi. La cura, quella, avete capito bene, di Battiato, cantata da Don Giuliano. Preparatevi perché sarà una cosa unica. Le prove sono state incantevoli. Don Giuliano, grazie. Io me ne vado sul divano, te vai lì. Attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. D'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale.
di te. Io sì che avrò cura di te. Vieni qua, Don Giuliano, brividi! E meno male che c'è la pubblicità, dai, ce ne andiamo un minuto in pubblicità, restate con noi, perché le sorprese non finiscono qua. Grazie. Don Giuliano Gallone, lo vedete in una immagine di scena, è stato finalista All Together Now, una trasmissione condotta da Michel Hunziker, dove ha potuto mettere in evidenza le sue doti canore, perché è un sacerdote che ha curato fin da piccolo la sua voce, cori, voci bianche da piccolino, lezioni di canto, finché arriva questa, come dire, questa convocazione a Mediaset, in cui appunto ha detto: io resto prete, ma posso dire anche altro. E da lì, Don Giuliano, ha scoperto anche un mondo diverso, un mondo insospettabile in certi ambienti. C'è una domanda di fede o di senso anche nelle persone, nei concorrenti che tu hai incontrato nella giuria. Ma quello che è bello è che attraverso anche l'animazione liturgica che tu fai nella tua parrocchia, tu sei parroco a Siracusa, e la gente riesce ad avvicinarla anche così. Perché poi in fondo ai giovani preti si chiede questo, di attrarre, forse più che quegli anziani che hanno più esperienza, raccontarsi anche attraverso quello che è un dono che Dio ti ha dato, che è quello della voce. Ma come si deve animare una liturgia? Si può cantare, si può, come dire, esibirsi in un certo senso, o bisogna tenere tutto sotto traccia, sotto silenzio? Esibirsi penso di no, perché al centro c'è sempre l'Eucaristia. Questo è fondamentale. E quella c'è indipendentemente da tutto. Questo è fondamentale. Il canto liturgico deve servire per aiutare. Aiutare a pregare. Sant'Agostino ci insegna che chi prega cantando lo fa due volte, prega due volte. Io sono fortunato doppiamente, perché alla messa dei bambini della mattina, come anche quella della CR del sabato sera, ho degli animatori formidabili, animatori a CR che cantano e suonano, catechisti che cantano e suonano e animano la messa dei ragazzi. Ma quello che è formidabile è alla messa della sera il coro formato dai ragazzi della Chiesa. Perché figuriamoci se la parrocchia, che devo dire senza mio merito, di questo Don Giuliano detto. Non ci fosse questo tipo di animazione. Sta di fatto però, Don Giuliano, che voi sacerdoti giovani alla scuola, e questo lo sottolineo, di quelli che vi hanno preceduto, alla scuola di questi grandi anziani a cui bisogna assolutamente attingere, possono nascere cose nuove. E oggi è un problema grosso quello delle chiese vuote. Attraverso il canto, attraverso questo dono, si può raggiungere quanta più gente possibile, secondo te, Don Giuliano? Beh, credo che la musica sia assolutamente, a prescindere, è nell'ambiente laico, è nel nostro ambiente, un luogo di incontro. Perché comunque, vuoi non vuoi, ti mette in contatto con la parte più intima di te stesso, quindi con l'aspetto emotivo, con l'aspetto sensibile di te, no? E nella fede ci si incontra attraverso quello che di più intimo abbiamo. E no? Poi i sogni di questi ragazzi, queste, tu te li sei portati, perché poi riusciremo, credo e spero, a raccontare quello che è un sogno, che forse sarebbe arrivato se ci fosse stato il Monte Premi, se fosse arrivato il tuo Monte Premi. Ma questo lo scopriamo dopo. Vogliamo vedere cosa sta diventando la tua parrocchia. Io non dico cosa tu stai diventando, perché sarebbe troppo presuntuoso. Cosa però nella parrocchia di Don Giuliano a Siracusa sta diventando quel punto di incontro. Guardiamo, questa è un'altra sorpresa per te, raccolta dalla nostra Antonella Ventre. Guardate. Beh, Don Giuliano per me è un confratello della stessa diocesi, è il mio vicino di casa, visto che siamo due parrocchie attigue, e poi è un amico. È il rompiscatole che mi fa sentire la sua musica in macchina. Non lo so cosa vuol dire, so che la musica riesce a comunicare, non so se per il sacerdote poi è un elemento in più. Certamente vivere questo dono anche in questa dimensione del ministero è una risorsa in più. Ma la musica parla subito al cuore, apre quel bagaglio forte dei sentimenti, delle emozioni.
Quindi a volte con una canzone si riesce forse a dire molto di più di una conferenza, di magari di un libro, di una messa. Il momento in cui è venuto Padre Giuliano ha portato la sua freschezza, la sua novità, il suo modo giovane, diciamo, di fare il parroco, e quindi è stata una sorpresa per noi capire che in realtà c'era questa forte identità artistica che in realtà aveva tenuto per sé, probabilmente per umiltà, per spirito di umiltà. È una persona carismatica, ha molto da dare, ha un bagaglio ricco e non ha nessuna esitazione al darlo agli altri, e quindi per me personalmente è diventato un punto di riferimento saldo, ed è una persona a cui veramente devo tanto, devo dire tante volte grazie, perché in questi anni è stata una presenza fondamentale nella mia vita. Torniona, grazie Antonella Ventre per averci regalato un po' del mondo di Don Giuliano. Don Giuliano, intanto è bello veramente quello che aveva profetizzato Sant'Agostino, arriva. Ognuno ha dei doni, anche nel sacerdozio. E quindi se la tua voce può far arrivare tanti in chiesa, ben venga. Ma tu quella voce l'hai custodita anche per gli altri. Tu hai un sogno. Una piccola sala di registrazione nei locali nei locali della sagrestia attorno a questa parrocchia. Che ti hai rimesso in testa? Che ti sei? Perché io lo uso il presente. Come dicevo, i ragazzi cantano. Molti di loro, forse quasi tutti in realtà, sono anche musicisti. Qualcuno diplomato in pianoforte, laureato in pianoforte, altri autodidatti, ma comunque tutti bravissimi. E insomma, avere un luogo anche riservato dove poter provare, studiare il canto, poteva essere un'opportunità, però nulla lasciamo vieta di inventarsi. Fare alla provvidenza. Certo. Ma io penso anche, se a Siracusa, dintorni, avete attrezzature, perché non pensiamo, mi sta avvenendo così, perché non pensiamo a portartela eventualmente e a dare una mano chi ha un'ora libera per poter insegnare, per poter guidare tutti questi ragazzi? Che guardate, i talenti, i doni dello spirito, quello che volete, ce li abbiamo in tanti, ma spesso stanno chiusi nel cassetto e nel segreto del nostro cuore e non escono fuori, e questo non è oggettivamente piacevole. Senti, Don Giuliano, tu non ti sei montato la testa, vero, dopo che sei fatto sta performance, come si dice? Ma dove? Ma dove? Sei rimasto prete, Però noi ti diamo la possibilità qua di tornare a incantarci, perché no, proprio con la tua voce. Questa è una canzone, è un'altra dichiarazione d'amore per l'umanità. Per me tu sei, per me è importante, di Tino Mancino, è un modo per dire che ognuno di noi ha un valore e nessuno può calpestare questo dono che ha ricevuto. Signore e signori, per voi, ancora una volta, Don Giuliano, mi fa impazzire. Vai! Sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre, per non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio, e sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torno in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante, che per me è importante.
Roberto Gallone! Ma quanto bene ci hai fatto! Guardate che abbiamo fatto un esperimento. In genere noi l'arte la releghiamo, la, come dire, la culliamo nella seconda parte di questa seconda ora che stiamo insieme. Ma oggi valeva la pena raccontare questa storia e raccontare come Dio fa miracoli anche attraverso questi doni straordinari. E se vogliamo mettere in piedi una sala di registrazione nella tua parrocchia, facciamolo. A proposito di arte pura, il talento di questo straordinario artista è riconosciuto unanimemente, ma vi possiamo aggiungere che è un grande, grandissimo signore, e lo dicono i suoi colleghi di lavoro. Signore e signori, guardate chi sta per entrare, guardate. Grazie, Don Giuliano.